Allora ragazze, buongiorno. Emi vi vuole far vedere il maglione che si è presa alla radice. Praticamente non è nero abbassalo, è blu ed è l'arenna. Nero. Vabbè, è un blu molto scuro ed Nero. è un'arenna di Babbo Natale. Questo qua è un'edizione limitata su Kiabi. Molte cose stanno andando soldato, ragazze, io ve lo consiglio. È troppo carino. Fate più indietro. Poi si è messa questo bellissimo jeans. Ora sto giocando con lo slime e faccio delle scarpe che ti sei messa prima, le scarpe uguali alla sorellina, dopo vi faccio vedere anche la sorellina come sta vestita. Siamo già tornati dalla spesa, infatti Noemi sarà lei a registrare un po' di cose. Le riprese appunto della spesa le ha fatte lei, le ha volute fare lei, quindi spero che nell'editing non ci sia proprio quella sensazione di mal di mare. Però è Forse ci sarà un molto po' di brava, mare, ma forse. non vi preoccupate di venire. Io ho fatto la mia coda che faccio spesso quando praticamente ho da fare tantissime cose, non ho tempo per fare un bel shampoo con impacchi, perché lo faccio sempre con impacchi, quindi ho bisogno da un'ora di tempo, anche un'ora e mezza, mentre metto l'impacco, lo tengo in posa, poi faccio lo shampoo, li asciugo. Quindi stamattina non era cosa e sono ricorsa alla mia coda di cavallo finta. Scusate la sciarpa, ma c'è un vento cane e ho un La male sciarpa di gengiva, nuovissima, raga. L'ho comprata l'anno scorso. No, l'ho comprata l'anno scorso con i saldi. Questa è di H&M. È bianca, molto bella. Poi si è messa anche il cappello edizione limitata. che abbiamo fatto con una collaborazione di una sartoria francese che trovate su Instagram. Seguitemi su Instagram perché metto dei contenuti molto divertenti, familiari, ma anche di make-up e di cose per bambini. Visto che ho fatto un make-up molto semplice, semplicissimo, adesso vado un po' a rifinire la base perché se è andata tutto con il vento, non lo so, ma non c'è più. Sì. E quindi non c'è più. Vado a rifarmi una passatina e mettere un altro po' di terra perché è scomparsa. Molte mi avete chiesto un video sul beauty che amo di più, su quello che ho nei beauty case, i prodotti miei preferiti e quindi spero di riuscire a trovare un attimino veramente per farlo perché i prodotti miei variano a periodo a periodo. All'inizio alcuni prodotti possono sembrare veramente wow e poi magari provandoli, testandoli con più tempo, ti rendi conto che magari, non so, o ti fa uscire i brufoli, o è un prodotto che ti dà qualche irritazione, oppure magari non ti dà più quell'effetto perché magari ossidando cambia. Quindi veramente i prodotti bisogna testarli sempre. Io lo dico sempre anche su Instagram, minimo 10 giorni tutti i giorni per vedere proprio come si comporta, un vero tester, anche di più a volte. Allora, rimetto solo la terra e un po' di illuminante, giusto, giusto un po'. Cioè, rendiamoci conto di come la terra mi era proprio scomparsa. Sono tanto che vi prende, raga, vi prende oggi. Vabbè, qui c'è un'intrusa che mi viene a dar fastidio. Si vuole fare i biscotti, ma li possiamo vendere? Perché noi per Natale facevamo sempre i biscotti ogni giorno. No, i omini. Ragazzi, lo sapevo che nelle mani di Noemi sarebbe stata la ripresa una cosa non possibile. Questa è una micro spesa proprio della giornata. Ho preso un po' di affettati, ho preso quest'uovo bellissimo della Kinder che si appende all'albero e poi ho preso altre cose che mi servono, quindi un po' di salsiccia, devo fare dei ravioli particolari, le provolette, eccetera, eccetera. Però ho preso una cosa che dovevo prendere, adesso ve la mostro. Oltre ovviamente al tagliabiscotti a forma di omino, abbiamo preso
questo qui, che è il calendario dell'avvento della Kinder a forma di casetta. La mia paura è di non trovarlo più come l'anno scorso, e quindi trovavo solamente quelli là piccoli, e quindi ce lo siamo subito accalappiato, portato a casa. Io adoro i calendari dell'avvento e vorrei provare quello di Ikea. Allora ragazze, come ho detto nella diretta che ho fatto su Instagram, quindi da questa settimana inizierà praticamente una serie, ovviamente nei miei video vlog ci saranno una serie di indizi che vi porteranno alla risoluzione del vestito, cioè che cosa vi sto nascondendo, cosa sto nascondendo anche a mio marito. A metà dicembre, quindi verso il 15 dicembre, vi dirò tutto, vi svelerò tutto, però nel frattempo tutta questa settimana e la settimana prossima vi darò degli indizi, quindi per tutte coloro che poi indovideranno sotto a quel video che vi dirò, verrà estratta una persona, quella persona sarà vincitrice di una box che adesso anch'essa è misteriosa, poi piano piano sveliamo il tutto. Adesso nulla, ci dedichiamo alla cucina. Grazie, una bontà tutta partenopea, la salsiccia con i friadilli e buon appetito. Con la Maria, vedete? Ho la sciarpa per lei. Maria 2. Non so perché gli piace, raga. Lei quando si appassiona all'indumento poi è incredibile. Eccola qua. Lei innamorata di cartoni, delle canzoni. Guardate. Come tutti i pomeriggi facciamo la missione compiti, grazie alla dad, ma anche senza la dad la missione compiti è sempre missione, ragazze. Ho appena finito di editare un video, la giornata giunge al termine. Se vi è piaciuto questo vlog lasciate un like, iscrivetevi al canale, come sempre attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo vlog. L'indizio, stavo per dimenticare. L'indizio è l'attesa. E questo è il primo indizio, va bene? Perché poi nei prossimi vlog, a metà video, a fine video, all'inizio, non lo so, metterò altri indizi, mi raccomando, perché poi quando sarà il video decisivo, dove vi svelo il tutto, lì tutte le persone che avranno indovinato facendo dei commenti sotto a questi video, attenzione, non sotto al video, quello della rivelazione ovviamente, quindi andiamo poi a prendere tutte le persone che hanno commentato in modo esatto, indovinando che cos'era, per poi fare appunto l'estrazione di una box a sorpresa. E non posso dire altro. Sarà una sorpresa ancora più sorprendente, perché è tutto collegato, raga, è tutto assolutamente collegato, anche se non sembra, ma vi assicuro ragazze che è tutto collegato. Io vi lascio, una buona notte e noi ci vediamo domani, ciao!